Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video. Oggi è l'ottavo anniversario della prima messa in onda mondiale di Rick e Morty, quindi farò il confronto fra la prima stagione di Solar Opposite e la prima stagione di Rick e Morty. Detto questo, ricordatevi di iscrivervi e di mettere mi piace e possiamo iniziare. In Rick e Morty abbiamo i nostri due protagonisti, Summer, Beth e Jerry, come personaggi principali. In Solar Opposite abbiamo Corvo, Terry, Yumlak, Jess e la Pupa. Entrambe le famiglie hanno degli ottimi personaggi, ma quelli di Solar Opposite sono ispirati tantissimo da Rick e Morty. Partiamo da Corvo, che è un misto fra Beth e Rick. Per Rick perché è un genio che pensa più a se stesso che alla sua famiglia. E per Beth perché è quello che in casa porta i pantaloni e ha la prima e l'ultima parola su tutto. Terry è Morty più Jerry, ha l'ingenuità di Morty più le stranezze di Terry. Yumlak è un Rick in miniatura, ma macabro. Jess è Summer e Beth. Summer per essere una ragazza adolescente e Beth per la sua intelligenza. Infine, la Pupa è un personaggio a sé. Per questo, il primo punto va a Rick e Morty. Passiamo agli episodi. Rick e Morty ne hanno 11, invece Solar Opposite 8. Tutte e due le serie, a parer mio, hanno un piccolo problema in comune, cioè solo un episodio non è buono, per il resto vanno più che bene. Per Rick e Morty l'episodio numero 7, Morty Junior, non mi è piaciuto come episodio. Mi ha annoiato sia la prima volta, nel lontano 2016, che questa volta che ho riguardato la serie. Invece, per Solar Opposite, il primo episodio era un po' sottotono. Cercava troppo di essere quello che non è, cioè Rick e Morty. Ma per fortuna dopo questo ha preso un'identità propria, grazie anche alla sottotrama Il Muro. Tornando a Rick e Morty, i restanti 10 episodi sono perfetti e durante gli anni sono diventati un classico. Poi, durante gli ultimi due episodi, ci presentano svariati personaggi come Evil Morty, l'Uomo Uccello, Squanchy e Tammy, per dirne un paio. Invece Solar Opposite ha delle ottime sottotrame che danno molto filo da torcere all'espansione dell'universo di Rick e Morty. Quindi qua do un punto a entrambe. Parlando di sottotrama, questo sarà il prossimo punto. Entrambe le serie hanno delle ottime sottotrame che vanno avanti durante le stagioni. In Rick e Morty ne abbiamo svariate, come l'Uomo Uccello, Evil Morty e la Cittadella. Invece Solar Opposite abbiamo il Muro, l'Avventura della Pupa e il Gubler Rosso. Anche se Evil Morty è una sottotrama quasi perfetta, soprattutto dopo il finale della quinta stagione, se non l'hai visto vai a vedere subito il mio video dove ho spiegato tutto quello che c'è bisogno di sapere. Il Muro invece è su un altro livello. Potrebbero fare altre 3 stagioni di Solar Opposite dove parlano solo di loro e io la guarderei. Come avevo detto nella mia recensione, sembra quasi la trama di un film in sé per sé. Infatti, più di una volta mi sono chiesto se fosse stato più intelligente creare una serie basata direttamente su questa trama invece che metterla come trama secondaria. Detto questo, il punto va a Solar Opposite. L'episodio pilota di Solar Opposite non mi ha fatto impazzire. Infatti, come ho detto prima, secondo me è l'episodio peggiore della stagione. Anche se ci presentano tutto il mondo di Solar Opposite in questo episodio, i personaggi, la sottotrama e il muro, mi ha dato troppo da Rick e Morty, come se fosse una copia sbiadita dello show con altri personaggi. Invece il primo episodio di Rick e Morty è perfetto, ci presentano Rick e Morty benissimo, ci fanno capire come sono i personaggi e come è la serie, ci fanno capire come saranno le prossime avventure e il tema della serie. Un episodio pilota perfetto. Infatti, il punto va a Rick e Morty. Passiamo all'ultimo punto, cioè se la serie intrattiene. Entrambe le serie hanno un umorismo molto simile, molto cupo e sarcastico. Entrambe sono piene di azione e di scienza. Entrambe intrattengono e hanno dei buoni motivi per farlo, a partire dai personaggi fino alle trame secondarie. Da una parte hai la Pupa, dall'altra parte vuoi sapere che cosa fa un personaggio secondario di Rick e Morty. Entrambe hanno qualcosa di particolare che ti fa incollare lo schermo e sai di volerne ancora. Detto questo, entrambe guadagnano un punto. E con un 4-3 vince Rick e Morty. Io sono un fan di entrambe le serie, ma è normale, a parer mio, simpatizzare per Rick e Morty. Guardo quella serie ormai da 6 anni, invece Solar Opposite è nata l'anno scorso, è ancora giovane. Rick e Morty ha lasciato la sua impronta nella cultura pop, e speriamo che continui così. Solar Opposite ha tutte le carte in tavola per farlo, ma questo poi spetta agli sceneggiatori. Detto questo, se non sai nulla di nessuna di queste due serie, ti lascio qua la recensione della prima stagione di Solar Opposite, e invece qua ti lascio la recensione della quinta stagione di Rick e Morty. Grazie mille a tutti per aver guardato questo video e ci sentiamo alla prossima.